Buongiorno a tutti, Vittorio Sgarbi per Mai Urbi dal 19 al 24 marzo al Teatro Manzoni con uno spettacolo dedicato a Leonardo. 500 anni e ancora non smette di stupire. Beh, non so se stupisca, certamente occorre conoscerlo. Io in circa 3 ore di spettacolo provo a far conoscere il pittore con tutta l'opera che ha compiuto e naturalmente non con tutta l'impresa umana e di talento con cui lui si è mosso nell'ingegneria, nell'anatomia, nella botanica, che è poi la parte, credo, più stimolante di lui, perché si vede una mente fervida che continuamente attraverso il disegno manifesta il suo pensiero. Il pensiero di Leonardo è un pensiero guizzante, vivo, che tu vedi attraverso i disegni. Nella pittura lui cerca di competere con Dio creando delle persone viventi, che sono poi la sua Gioconda, il suo Cenacolo, e in questo tutto quello che è il guizzo della sua mente lo mette a servizio di una tecnica imperfetta, ma che lui sente imperfetta e impaziente, perché sa che la pittura è cosa mentale e quindi deve farci vedere un pensiero attraverso il racconto della cena o della presenza di una donna che si aggiunge alle persone viventi come lei, come me, davanti a noi, che è appunto la Gioconda. Quindi io parlo della pittura. Il genio di Leonardo è un genio di una volontà di conoscenza universale attraverso qualunque segmento di realtà che lui affronta e a cui dà una serie di risposte per le necessità degli uomini. Quindi lui è l'uomo contemporaneo per eccellenza, che vive con l'altoparlante, con il telefonino, con il video, cioè una serie di protesi che aumentano la potenza dell'uomo, e questo è quello che lui ha fatto nella sua attività di scienziato, al di là poi degli esiti compiuti, ma come esiti di speranza e di aspettativa. Nella pittura è stato imperfetto nell'esecuzione, ma capace di creare delle realtà viventi, non dei dipinti, ma delle persone che sono corpo e anima davanti a noi. Quindi io racconto quello che posso del Leonardo pittore, cercando di renderlo una persona il cui pensiero è utile ancora oggi a noi. Certo, e oggi si abusa un po' della parola genio nell'arte. Il genio ce n'è uno solo. Ecco te. E Leonardo. Grazie.